Faccio un appello al grande futurologo, dottor onorevole capo e ministro della circoscrizione Spedito Lanzaro. Con signor Lanzaro, mo casa mi sa fib per fattere suoi, dire meglio per cazzi suoi. Lui sapeva a che cosa andava incontro. Orione Traiano, Orione Lusso, so capo. Is già sapeva tutto piano. A me sa firma it come anche io, faccio io presidente della circoscrizione. Queste parole sono indicate a Spedito Lanzaro, o presidente della circoscrizione, bellasamente. Bella chiave, come bellasamente. Ma tu mi dai da me, chi sta ancora a capire? Ah, perché io che ero solo, no, non sono solo, ecco qua. Chi si caso, tutte parte di famiglia, ognuno è chi si tiene una famiglia, andiamo a mangiare. Dunque, la legge, lo Stato italiano ha emanato una sentenza di Cassazione, legge 94/82, ha mandato 21 miliardi per fare i parchi verdi per i bambini a Rione Traiano, a Viale Traiano, che alla quale un sindaco polese, chi che sta là, Arturo Del Vecchio, l'ex sindaco presidente, chi era? Vice sindaco, eccetera, si hanno mangiato il denaro e mo per un giù in galera, hanno fatto finta che erano a costruire questi palazzoni qua. Quanto alloggio su? 140 alloggi, però lo sono 120, purtroppo non blocca, se ne è giunto un punto, non si sa che fine ha fatto. Loro perché si hanno mangiato questi famosi miliardi e poi non in galera che hanno fatto? Hanno occupato con la forza, che ha forza dei guardie, che ha forza, Parotti, mi correggo, che ha forza dei vigili urbani, che ha forza del comandante dei vigili urbani, hanno occupato questo suolo, che questo suolo non è suolo comunale, è suolo dello Stato italiano, che lo Stato non sa che questi signori Napoli, i sindaci, i vice sindaci, i ministri, chi sono loro che ci stanno comandando, che ci stanno mandando pagile, non sanno che anche a passo suolo dei maniali ci stanno costruendo, questi alloggi che non esistono. E i signori si hanno mangiato i miliardi, hanno fatto su un babuccio e si hanno fatto il mappadello e sono giù. Che scusi che queste case erano per gli scandinatisti che sotto i scandinati dove non erano, oppure per avere la 167. Scandinatisti, popolazione popolo, per i civili, per i privati, per i civili, ma questi operai che stanno faticando, e il legittimo proprietario, legittimo operai, legittimo padre e figli eccetera, si trovano a Cadinti, stanno faticando, e sono tre mesi che hanno un biglione da lì, si sorde chi sticca, chi se la magna? E Spedito Lanzaro, come se l'avesse mangiato l'ingegnere De Capua, se l'ha mangiato il sindaco, vice sindaco, si sorte chi se l'ha mangiato. Faccio un appello a tutta la gente in intorno di Traiano e vasce scandinati, e in casa, ve la tu sono andato. Io ho già fatto una trasmissione 3-4 mesi fa e voi dicendo, è solo un abbaglio, ma se ne vanno e rimangono sospesi. Come per ricetto ho fatto un polo funzionale, come si chiama? Il polo funzionale. Hanno visto 36 miliardi. Non fin d'anni che si è formata qui. 36, sanno mangiare, a colpe chi è? Da parte mia e da circoscrizione so qua. Non ne voglio sapere! Ma me colpevole sono che i consiglieri della circoscrizione. So chiave, è domì, so chiave, è chi? E ognuno è chi? Sti quattro scurnacchiati che sanno che ho poco comune su cava, non sanno niente, sti sordi chi sa mangiare? E ho capo candiere, caro so. Che sani su! Aspettate! Non c'è sani su! Non c'è sani su! Non c'è sani su! Aspettate! Ecco qua! Guardate qua! Tutto palazzo abbandonato! E Brit! Tutto abbandonato! E Brit! L'operaio è rossano a cadino! Guardate qua! A gru! A rossa la gruetta! A gru! Salla a Brit! Ecco qua! A gru! A Brit! A Brit! L'ufficio, a rossa l'ufficio. Andiamo a aprire l'ufficio, un attimo, torniamo a mancare da voto. L'ufficio dice, le prese stanno in bandiera. Ma lo stanno i consiglieri. E i consiglieri, a rossa, hai da barca voce ai popolo. Guardate la voce. Stanno mangiati i maliari. Chiamate i carabinieri. Facciate arrestare sta maniata di Pucurune. Guardate quanta munnezza che hanno rimasto, guardate. Guardate qua, guardate. I che scandalo! Indone Maliardo, guardate qua, la gente aspetta nel caso, guardate qua, guardate! A proposito, oggi quando è una PIM! E che mese canno! Ripetete una cosa, non ci capito! 24 marzo 1994!
Non si vede una vera, non vede mai! Guardate qua, guardate qua, guardate qua! Guardate qua, guardate se sta infracitando, guardate qua! Prima tempo ci hanno tirato il palla sotto per far girare! Ma credi che l'ingegnere di capo, vengo il presidente della circoscrizione della coppa, ma che facite, poco ruscio, non dallo in coppa! Ingegner Ferro, siamo! Ingegner Ferro! Guardate qua, tutto abbandonato! Ma no, tutti i miliardi miei, guardate qua, guardate! E ripete pure io. E miliardi mi guarda. Non sa c'ha ragione, guardate qua, tutto sti casa vacante. E come dicevo lo scienziato, guarda. Guardate qua, a colpe di e dei consiglieri. Mo sento che Bassolino che sta facendo. Non ha fatto niente Bassolino. Guarda fa, si da mangiare un arci a 6 kg che stanno mangiando. Magari Bassolino che devo posso fatica a tutti gli operati. Sono con me, l'andarò. Che lo faceva un buon Mussolini, che lo hai messo in terreno. A chi? A Bassolino! Ma non sta l'ufficio, ma pigliare l'ufficio! Guardate qua, guardate! Ma è vero che avevate chiamato Rai non è brutto! È brutto! Avete chiamato Matino non è brutto! Ma mi voi scusate che è tutto politica! Avete capito che chi non si mette le paure, chi non deve nessuno, sta razza cornuta! Guardate qua, guardate, che spreco, 21 miliardi, guardate qua, guardate! Anacosci! Sulla Nagoscia, l'ufficio qual è? Oh! La baracca montata! Guardate là, quello è l'ufficio, in quell'ufficio chi ci va? L'ingegnere di capo, eh? Lo comune Napoli? Non ci va nessuno e loro! Manca l'ingegnere a Rometto, va là lì! Questo è l'ufficio. Questi sono tutti i palazzi abbandonati. Tutte case, eh? Non costruiti! Non finiti! E chi si sono che non ha luce? Stoi! Popolo, sciacquo del luoggio, univa a casa! Taronghi a casa! Trungo gambre in Maruzza, sulla Maruzza te ne a casa! Operai, a me, venite a me! E rimettono, dai! Guardate qua, guardate! E tutto questo, ma scusate, ma solo voi avete fatto questi quattro palazzi? Ma chi siete? Gli Ercolini moderni del 2000? A dove stanno l'operaio, cattino, capo cantiere, a dove stanno? A fuoco, stanno fuori! Stanno abitati a sotto, sono giù! Chiamate i carabinieri! Stanno abitati a sotto, sono giù! Chiamate i carabinieri! Guardate qua, che spreco, guardate! 96.000 metri di terra, guardate qua, guardate! Guardate qua, guardate, che spreco, guardate! Chi spreco, guardate qua, guardate, chi sono tutte in casa la gente di vasce scandinata, ma care! Parlavano che erano a mettere la vela che ha detto, guardate qua, guardate, che belli casa, che belli parlamenti, che belle belle, guardate qua, guardate, guardate, che paccata, ma no! Non voglio già niente! Sta sotto la pagliaretta. Vai. Vediamo il fuoco. Allora, il fuoco si acca, vai, vai.